Alla fine, da che pensavamo che si sarebbe interrotto tutto con Stable Diffusion 3, soprattutto nel mondo dell'open source, siamo arrivati ad avere già tre modelli disponibili alternativi e oggi vedremo il terzo. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Il modello che vedremo oggi si chiama AuraFlow. È stato rilasciato in versione beta ed è la versione 0.1. Sul sito c'è qualche tecnicismo che va un po' più a fondo, però a dir la verità non ho trovato delle specifiche precise, dettagliate da poter mettere a confronto con Stable Diffusion XL e con gli altri. Quello che mi è sembrato di capire è che questo modello ha 6,8 miliardi di parametri, che dovrebbe essere leggermente sopra Stable Diffusion XL. Sono partiti dal teorizzare l'uso di un multimodal diffusion transformer come Stable Diffusion 3, ma poi hanno capito che era meglio utilizzare un DAT un pochettino più ampio e elaborato in un modo diverso. Ora non scenderò nei tecnicismi, anche perché vi andrei a spiegare cose che non so neanche così precisamente. Spero che un giorno rilascino dei dettagli un po' più semplici da capire e da confrontare con i vecchi modelli. Però una cosa è certa, questo modello qui in particolare segue veramente bene il prompt e dai test che ho fatto io alle volte mi ha abbastanza stupito, perché mettendo anche cose abbastanza complesse le segue nella maggior parte dei casi. Le generazioni non sono bellissime, ma come nelle altre guide ho fatto sia il workflow normale che con il refiner di Stable Diffusion XL, che con i custom migliora tantissimo la qualità. Ma andiamo a vedere subito come utilizzarlo. Partiamo da Hugging Face questa volta, non da una pagina GitHub. Ci sono pochissime informazioni purtroppo, perché mi sarebbe piaciuto sapere qualcosa di più tecnico rispetto a Stable Diffusion XL e magari tipo anche a Pixar Sigma e Unyang. Ma la cosa buona è che a questo giro è semplicissimo. Andate su File and Version e basterà semplicemente scaricare il modello, che è questo qui, AuraFlow, in versione 0.1, perché come specificano è ancora una beta, come dice in questo punto. E poi potete vedere anche che pesa ben 16 giga è anche normale che includa tutto, ma nonostante ciò loro hanno messo nelle varie cartelle anche i text encoder e tutto quanto, i transformer. Però vi dico la verità, io riesco a generare senza aver scaricato questi file. Probabilmente servono se usate altre modalità di generazione, non tramite ConfUI. Una volta che l'avete scaricato, come sempre va messo nella cartella dei modelli. Io per fare un po' di ordine ho fatto le cartelle, potete farle anche voi. Così avete per esempio tutti i modelli di Stable Diffusion XL, poi ho diviso Pixar Sigma, Unyang, AuraFlow e tutto quanto. Lui ve li vedrà senza alcun problema. E questa è la cartella solita in ConfUI Models Checkpoint, ma se saliamo di uno, se volete sistemare anche i T5, io li ho divisi fra Unyang e Pixar Sigma. Fatto tutto questo, possiamo provare a scaricare il workflow che danno loro di base. Voi cliccate sempre qui e lo apriamo in ConfUI, ma prima di fare questo, come sempre, quello che vi consiglio di fare io è Manager e fate Update All, così aggiornate tutti i nodi e anche la web UI. Se è da un po' che non lo fate, sarebbe anche da fare l'update alle Python dependencies, ma questo potete evitarlo se avete appena installato la web UI o l'avete fatto recentemente. Anche qua si fa doppio clic, seguite i passaggi a schermo e vi aggiorno tutto. Ma con questo procedimento potrebbe metterci un po' di più, perché magari vi scarica dei pacchetti più grandi. Così almeno siete sicuri di avere ConfUI, i nodi e tutto quanto aggiornato. Ora carichiamo il workflow di esempio loro. Come potete vedere, in realtà è veramente semplice, è praticamente il workflow che vi carica quando fate il load default. L'unica cosa che cambia è questo model sampling AuraFlow, che c'era anche tipo in Stable Diffusion 3, se non ricordo male, nel flusso base che davano di esempio. E quello che può tornarci utile è prendere questi dati come base per fare le sperimentazioni. Vedete, ha pochi step e un CFG basso, usano un IPC e scheduler è messo su normal. Per il resto vedete che prende tutto dal modello. Fate sempre un refresh per essere sicuri che sta pescando dalla vostra cartella, avete visto che ha cambiato. E come dicevo prima, adesso mi vede le cartelle come sono divisi. AuraFlow ha il clip dentro, al VAE, già tutto pensato per andare così, come se fosse un modello di Stable Diffusion XL, diciamo. E potete direttamente generare così. Di conseguenza o usate questo di workflow oppure facciamo un clear. Altrimenti potete usare semplicemente il workflow di base che ho fatto col no refiner, anche se per Stable Diffusion XL, se voi lo aprite, non è necessariamente legato a Stable Diffusion XL, ma è in base al modello che caricate qui. Fate refresh e qui gli mettete AuraFlow
Per il resto va già bene così, perché avendo già lui dentro quello che serve, gli altri nodi si adeguano alla generazione. L'unica cosa qua dobbiamo cambiare come era messo di là, cioè 25, 3,5, qua era messo su un IPC e qui io ho fatto delle prove, ho visto che va bene SG Uniform. Come sempre, come qualsiasi workflow, non dovete per forza star fermi su questi valori. Questi sono la base data dal loro workflow di esempio. Se poi volete aumentare gli step, diminuirli, aumentare il CFG, diminuirlo, cambiare il sampler, potete fare tutte le modifiche che volete in base alle generazioni vostre. E questo anche se il workflow base che usavo per Stable Diffusion XL versione non refiner, quindi con i custom, in realtà vedete che si può applicare anche ad altri modelli, soprattutto se non hanno clip particolari come Pixar Sigma o Union. Qua in fondo, come sempre, se non volete fare l'upscale in questo modo, fate tasto destro, bypass. In questo modo arriva qui e salva direttamente l'immagine. Ma come ho fatto con Pixar Sigma e come ho fatto con Union, dato che le generazioni fatte così non mi entusiasmavano, ma non tanto perché non segue bene il prompt, ma perché non mi piace la qualità finale della generazione. Allora, se voi fate clear e aprite quello suo dedicato con Refiner, è praticamente come quello fatto con Union e quello fatto con Pixar Sigma, però ovviamente modificato per andare come deve andare lui. È semplicissimo, è già impostato tutto come serve, ma una volta arrivato qui crea l'immagine, la passa a Stable Diffusion XL che in base ai valori che mettete, soprattutto il denoise, va a dare un pochettino più di qualità alla generazione finale. Come dicevo all'inizio, questo modello mi ha abbastanza stupito per come segue il prompt. Adesso magari facciamo una prova. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' così è che la generazione effettivamente è un po' lunga rispetto a Stable Diffusion e nonostante tutto la qualità non è così fantastica, però segue molto bene il prompt rispetto a tutti i modelli che ho usato fino adesso e con molte generazioni ho avuto risultati molto interessanti che poi grazie a Stable Diffusion XL con questo workflow ho migliorato. Ma proviamo a fare un prompt per lui e a farlo generare. Allora proviamo in questo modo la foto di una tartaruga vestita come un uomo con un cappello Panama che guida un cavallo in un ranch messicano e con uno stile western, diciamo. Ha un sorriso un po' maligno, è vestito come un cattivo di un film western e i suoi abiti sono impolverati. L'immagine dovrebbe richiamare i colori di un film anni 70 con la grama di un film, diciamo, e vari effetti. Vediamo quanto segue questa cosa con un prompt negative così. Come dicevo con le altre guide, questi modelli sono diversi, sono nuovi, non è detto che un negative sia giusto scriverlo così. Potrebbe essere che è meglio non metterlo oppure mettere solo determinate parole, ma bisogna fare un po' di test per allinearsi e questa è solo la versione 0.1. Allora facciamoli fare questa generazione e vediamo cosa ci tira fuori. Ok, ci ha finito e vediamo cosa ha fatto. Allora qua si vede già un'anteprima piccolina, come sempre vi spiego come funziona se non avete visto la guida precedente, ma io vi consiglio di vederle tutte le mie guide così almeno vi sono chiari i nodi e imparate sempre qualcosa di nuovo. Allora, caricamento del modello che è uguale a come si fa con Stable Diffusion XL, prompt con i text encode che prendono il clip dal primo modello, ma io qua ho fatto dei reroute in modo tale che quello che scrivete nel prompt va anche poi su Stable Diffusion XL. È vero che questo prompt fatto così non gli piace tantissimo a Stable Diffusion XL, ma è solo un refiner, quindi non deve prendere iniziative e far cose diverse, deve solo migliorare l'immagine. Nel primo passaggio usiamo Auraflow con i suoi settaggi e gli diamo già la risoluzione, di conseguenza sceglietela qua prima di far partire il workflow. Lui elabora e poi crea l'immagine perché non può passare direttamente la latent. Se lo fate viene peggio l'immagine, ho visto, perché la riconvertiamo in una latent e gliela passiamo a Stable Diffusion XL. Qua carichiamo il modello e associamo il suo clip di Stable Diffusion XL perché non possiamo appunto passargli le stesse cose, anche se il VAE credo sia lo stesso. Se non ricordo male, Auraflow usa il VAE di Stable Diffusion XL. Qui riprende il testo di là e fa la sua generazione. Mi raccomando, attenzione al denoise, se lo alzate troppo qua cambia tutto e fa una generazione nuova. Fatto questo passa qui e qua vediamo sia l'immagine generata da Auraflow in questo caso, e se vi avvicinate potete fare il prima e il dopo con Stable Diffusion XL, che dà sempre
un qualcosa in più. Vedete che pulisce. Più aumentate il denoise e più interverrà. Però direi che tutto sommato ha generato abbastanza bene. Allora, il difetto è che ha fatto una persona vestita da, perché vedete che è un tessuto, non è proprio una tartaruga. Però ci può stare, perché potrebbe essere comunque un vestito sopra. La faccia è già più credibile, però forse era più credibile con Auraflow, senza Stable Diffusion XL, perché questo è un po' più da cartone e questo è un po' più da tartaruga vera. Però vabbè, potete fare gli esperimenti e vedere se vi aiuta o meno aggiungere Stable Diffusion XL. Io ho visto che nella maggior parte dei casi aiuta, perché non vengono così belle le generazioni con Auraflow, ma neanche con gli altri modelli. Questo però segue veramente tanto bene il prompt, e come potete vedere alla fine ha fatto praticamente tutto quello che gli abbiamo detto. Non in modo perfetto, però se consideriamo come generano gli altri modelli, è un bel passo avanti per essere la 0.1 soprattutto. Adesso faccio una generazione con lo stesso prompt in Stable Diffusion XL e poi la vediamo nelle conclusioni. Ma partiamo direttamente dalle generazioni fatte durante la guida. Mi sono scordato purtroppo di salvare l'immagine che usciva direttamente da Auraflow. Però in realtà non è tanto quello il fulcro, perché come generazioni avete visto che anche Pixar Sigma e anche Union non sono bellissime. Ma quello si sistema con un refiner fatto con Stable Diffusion XL, che ha dei modelli custom ormai talmente fatti bene che aiutano tantissimo a sistemare un'immagine. Quello che importa è quanto abbiano seguito il prompt, e potete vedere la differenza. Ora, è vero che bisogna fare un appunto: il prompt era fatto per Auraflow e non era sistemato bene per Stable Diffusion XL, ma questo potrebbe essere anche uno spunto per pensare a quanto sia migliorata la situazione, cioè non dovete più impazzire a fare i singoli tokens fatti bene, spiegando, andando in dettaglio, ma potete descrivere come aveva promesso Stable Diffusion 3, e dalle prove che ho fatto io è sicuramente molto, ma molto più vicino al prompt di quanto abbia provato con tutti gli altri modelli che abbiamo visto fino adesso. Fate delle prove anche voi, fatemi sapere, scrivete qua sotto e iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, soprattutto se avete qualche problema a generare, perché effettivamente è un po' pesantino questo Auraflow. Parte chiedendo tanta RAM e anche la generazione è abbastanza lenta nell'andare. Ma non dimenticatevi che c'è il server Discord, dove potete parlare in modo più ampio di questi argomenti con tutti i canali, e allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!